Wow, Peter, wow. Pensavo che fossimo amici. Fiori doveva morire, ma tu no. Non nasconderti, Beck! Ho cercato di aiutarti ad andartene. Ora mi costringi a fare questo. Questo. Avevi detto di essere un ragazzino. Avevi detto di voler correre dietro a quella ragazza. Aiuto! Ehi! Tu dici? MJ! Tu non sai cos'è reale, Peter. Peter. Guardati allo specchio. Sei solo un bambino spaventato in tutta la ginnastica. Io ho creato Mysterio per dare al mondo qualcuno in cui credere. Io controllo la verità. Mysterio è la verità. Se tu fossi bravo, forse Tony sarebbe ancora vivo. Dentro di te sai che ho ragione. Farti da parte. Ed ora tu devi. Fiori! Gli uomini di Beck stanno cercando tutti quelli che potevano smascherarlo. A chi l'hai detto? So che lo hai detto a qualcuno, quindi dimmelo. Okay. A chi lo hai detto? A chi altro l'hai detto? Ok, solo a Ned e MJ della mia classe. Forse Ned lo ha detto a Betty, ma tutto qui. Che c'è? Sei proprio un cretolone. Cosa? No, sei un ragazzo sveglio. Solo un po'... fesso. Ora i tuoi amici moriranno. Oddio! È facile illudere la gente che già si illude da sola. Ma per quello che può valere, mi dispiace davvero. Edith. Sì, Quentin. Accedi ai file della gita scolastica di Peter Parker. Voglio che tornino a casa da Londra.